Bravi poracci che avete riconosciuto Sirius M2, ma i complimenti vanno a Riccardo, anche se dovevi essere un po' più deciso, ma te la do buona lo stesso. E la risposta più bella non poteva che essere quella di Netstorm, che ha tirato fuori la canzone più poraccia di sempre che la musica italiana abbia mai partorito. Ah, nostalgia canaglia, ma è tempo di andare avanti. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Naname da naname, stanno shato, ayawina ka. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche se le cose non vanno bene come l'anno scorso. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, grazie a dei veri e propri colpi di scena, numeri che fanno girare la testa e trailer di gameplay che convincono più o meno tutti. Sì, questa è la nuova frontiera, non solo il titolo è clickbait, ma anche l'intro. Prima di iniziare, questa, come al solito, è la parte in cui vi esorto a fare cose che tutti saltano. Quindi vorrei utilizzare questo spazio per ringraziarti. Grazie per non saltare neanche un secondo del TG Poro, anche quelli noiosi e ripetitivi. Quando conquisterò YouTube Italia, mi ricorderò di te. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Se il 2022 si prospetta come uno degli anni più importanti in assoluto per il gaming, anche la fine di questo 2021 sembra avere ancora molto, ma molto da dire. Sono uscite infatti le prime recensioni di Forza Horizon 5 e indovinate un po', ci troviamo di fronte a un capolavoro. Forza Horizon 5 si propone come un ispiratissimo mix tra simulazione e arcade racing ambientato in una mappa gigantesca piena di cose da fare. Inutile dire che la grafica è da togliere il fiato, ma ho particolarmente apprezzato che anche le versioni old gen, almeno One X, girano alla grande e sono ottimizzate per non impallidire a fianco a Serie X e PC di fascia alta. In più, troveremo Forza Horizon dal Day One il 9 novembre su Game Pass. Ma io dico, cosa volete di più? Nel mentre Nintendo ha portato il concept di Shadow Drop su nuovi livelli. Se nell'ultimo anno ci ha abituato a reveal usciti fuori dal nulla, questa volta si è superata anticipando di un giorno e senza preavviso l'uscita dell'aggiornamento gratuito di Animal Crossing. Potete già da oggi aggiornare il popolare Life Sim alla versione 2.0 e accedere così a tutti i contenuti gratuiti. Per quanto riguarda il DLC a pagamento, invece, a quanto pare bisognerà aspettare domani per poter scaricare Happy Home Paradise, a meno che Nintendo non decida ancora una volta di cambiare le carte in tavola mentre sto registrando il video. Manca ormai solo una settimana all'uscita della GTA Trilogy Collection e si hanno sempre più informazioni riguardanti il file size delle tre remaster. Su PlayStation, raccolta peserà ben 38 giga in totale, ripartiti in questo modo. GTA 3 avrà un download di 5 GB e 293 MB, Vice City di 10 GB e 768 MB e San Andreas di 22 GB e 679 MB. Fa impressione confrontare questi dati con quelli delle versioni originali emulate su PS4. L'incremento del peso totale è dato ovviamente dai nuovi asset in alta risoluzione, che su Switch avranno tutte altre dimensioni. Resta il fatto che inizio a temere che su cartuccia avremo solo GTA 3 nell'edizione per Nintendo Switch. Voi la comprereste lo stesso? Ma passiamo alle notizie del giorno. In pieno stile Nintendo c'è stato un aggiornamento completamente random per un gioco uscito fuori di produzione. E questo lo sapete cosa significa? Che ancora una volta penso che Nintendo faccia uscire queste cose soltanto perché guarda i miei video e vuole costringermi a correggermi ogni volta. Grazie. Nonostante Mario sia morto, cioè la 3D All Stars sia uscita di produzione il 1° aprile, ci troviamo di fronte a un caso di resurrezione artificiale. Nintendo ha infatti pubblicato questa nuova patch per la collection che si aggiorna alla versione 1.1.1, che aggiunge un'unica feature, il pieno supporto al controller del Nintendo 64 di cui ho fatto un unboxing qualche video fa. Se vi ricordate, il problema di questa periferica è che una volta uscita dall'ecosistema dell'app del Nintendo Switch Online diventa sostanzialmente inutilizzabile visto che non è possibile rimappare i tasti. Anche nel Super Mario 64 della 3D All Stars era presente questo problema con il tasto B a cui non veniva assegnato il giusto input. Con la patch questo problema viene risolto e si può utilizzare il controller del Nintendo 64 esattamente come se fosse il 1996. Una grande conquista, non trovate? Tra l'altro questa è la seconda patch che viene fatta per il gioco e la prima, uscita proprio a novembre dello scorso anno, risolveva un problema simile. Permetteva infatti l'utilizzo del pad GameCube tramite adattatore USB con Sunshine. Quindi ci rivediamo fra un anno, quando finalmente potremo giocare col Wiimote a Galaxy. Ma è giunto il momento di snocciolare un po' di dati, perché Nintendo ha finalmente reso pubblico il report finanziario relativo al secondo quarto di questo anno fiscale, che ricordiamo va da luglio a settembre. E ci sono dati molto interessanti,
qualche calo, tanti record e delle importanti conferme. Come se la passa la cara vecchia grande N? Piuttosto bene, ma è innegabile che rispetto allo scorso anno ci siano dei cali netti. In fondo si sapeva, è praticamente impossibile replicare il successo del 2020, dove la combo pandemia più Animal Crossing aveva fatto sì che Nintendo registrasse degli incassi record. Il profitto netto della compagnia nei primi 6 mesi dell'anno fiscale ha raggiunto circa 1,5 miliardi di dollari, una cifra assurda, ma che comunque fa registrare un calo del 19,4% rispetto al 2020. Gli effetti della pandemia tra l'altro si fanno sentire e Nintendo ha abbassato le stime di vendita di Switch da 26,5 milioni di unità complessive a 24 milioni, citando come motivazione di essere incappata in degli intoppi nel processo produttivo a causa della carenza di microconduttori. Questo non ferma però la scalata al successo di Switch, che aggiungendo 8 milioni e 280.000 console vendute al totale, che si dividono tra 6,45 milioni di modello base e 1,82 milioni di Lite, arriva a ben 92,87 milioni di unità vendute. Siamo a un passo dai 101 milioni di Wii. Chissà se la console ibrida riuscirà a battere anche il successo del DS. Per quanto riguarda i software, qui le cose si fanno molto interessanti. In questi 6 mesi ci sono stati ben 18 titoli che hanno venduto più di 1 milione di copie, di cui 14 sono titoli pubblicati da Nintendo. E tra le new entry spiccano Skyward Sword, già a quota 3,6 milioni, alla faccia della remaster che nessuno voleva, e New Pokémon Snap, con 2,19 milioni, senza contare i risultati sul suolo giapponese, dove il gioco è distribuito da The Pokémon Company. Tra i vecchi titoli, Animal Crossing e Mario Kart si confermano tra i top seller, con il primo che aggiunge 2,22 milioni di unità alle sue vendite complessive e il secondo che ne piazza altre 3,34 milioni. Con un impressionante totale di 38,74 milioni di copie vendute, Mario Kart 8 Deluxe non solo si conferma come il più venduto su Switch, ma anche l'episodio più popolare della serie, essendo riuscito finalmente a battere Mario Kart Wii. Poi vi chiedete perché non vediamo un nuovo Mario Kart dal 2014. La top 10 non ha subito grandi stravolgimenti, ma fa impressione vedere Smash sopra Breath of the Wild, considerando che con Sora le vendite saranno nuovamente schizzate alle stelle, e Ring Fit Adventure occupare la 10ª posizione tenendo fuori dalla classifica New Super Mario Bros. U Deluxe. Nessuno stravolgimento invece per la roadmap delle future pubblicazioni. Advance Wars è ufficialmente rimandato al 2022, ma questo già si sapeva. Breath of the Wild 2 è previsto ancora per il 2022, così come Splatoon 3, Bayonetta 3 e Mario Rabbids 2, mentre il TBA su Metroid Prime 4 fa male al cuore. Insomma, il successo di Switch è innegabile e c'è ancora molto da scoprire. Come sta andando OLED durante i suoi primi mesi di vita? Con i titoli Pokémon all'orizzonte e anche Breath of the Wild 2, riuscirà Nintendo a risollevarsi da questo trend in discesa? Switch riuscirà a battere Wii e anche il DS? E chiudiamo poracci facendo un breve riassunto di quello che è stato mostrato durante la stream di Elden Ring. Sono sicuro che questo trailer avrà convinto pienamente i fan di vecchia data. Elden Ring si dimostra come un'espansione dei concept già consolidati con i Dark Souls, questa volta però riportati in un contesto open world. Si assapora da subito un'esplorazione di più ampio respiro, sebbene non manchino possibilità di essere guidati nella direzione da seguire e anche l'implementazione di una mappa con tanto di sistema di puntatori e marker. Ci sono i corrispettivi dei falò, i consigli ambigui degli NPC, il multiplayer tipico della serie e un sistema di combattimento che ormai possiamo definire iconico. Chi magari è estraneo alle dinamiche dei Souls o non particolarmente avvezzo a questa tipologia di gioco rischia di rimanere un po' interdetto da quanto mostrato. Non sono stato convinto al 100% dal ritmo del montaggio video e credo che a livello di impatto grafico Elden Ring risenta tantissimo del suo essere un titolo cross-generazionale e come avevo già detto con il primo gameplay trailer è un peccato che il primo sguardo a Demon's Souls sia stato molto più spaccamascella di quanto visto su Elden Ring. La direzione artistica rimane fuori parametro e il primo boss mostrato, il semidio Godric, è a dir poco esaltante. Dal numero di like sotto al video e dallo spam di goti nella chat della live, sono sicuro che ci troveremo di fronte all'ennesimo successo di From Software e Miyazaki. Tra l'altro, sono state anche annunciate le varie Collector's Edition che sono sparite in una manciata di minuti. Siete riusciti a prenderle?
e siete in hype per Elden Ring? Poracci, questo era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi, intanto, mi raccomando, riposatevi, nerdate duro e fate i bravi. Tre cose. Io sono il Poro Elden, Michele Tendo, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nel caso compre... Mamma mia!